Buongiorno. Ciao. Bello venire a scuola. No, sì. Non un mappo due primi anni venire a scuola. Giorgio, forse. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benediciamo Dio Padre che ci dona la pace, la carità e la fede in Cristo Gesù nostro Signore. In questo giorno di commemorazione di tutti i nostri defunti, un particolare ricordo va a coloro che hanno dato la vita per il bene di tutti, per il dono inestimabile della pace. La storia di un popolo ha nelle sue feste nazionali un momento forte di presa di coscienza di ciò che costituisce il fondamento e la norma del bene comune. Per dare voce a questa consapevolezza e superare il disagio che possono emergere fra il progetto e la realtà, siamo invitati a guardare Cristo, che sulla croce ha stabilito il patto universale di riconciliazione e di pace. In Lui, primogenito fra molti fratelli, si infrangono le catene di ogni schiavitù e si aprono nuovi orizzonti di solidarietà, nella giustizia e nell'amore. Con questa fiducia, con questa consapevolezza, innalziamo al Dio giusto e santo la preghiera unanime per il bene della nostra comunità nazionale e intercedano per noi Maria Vergine e Madre insieme con tutti i santi della nostra terra. Preghiamo dicendo: proteggi il tuo popolo, Signore. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la sua tradizione cristiana, con l'aiuto di San Francesco d'Assisi e di Santa Caterina da Siena, custodisca i valori che fondano la sua millenaria civiltà e concorre efficacemente all'edificazione di una vera casa comune nella nuova Europa. Preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per la nostra terra, perché nello sviluppo scientifico e tecnologico non vada perduto il bene di una stabile armonia tra i cittadini della stessa patria, tra gli uomini e l'ambiente naturale, tra le creature e Dio creatore e padre, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per il Presidente della Repubblica, Mattarella, perché è illuminato dalla sapienza che viene dall'alto e sorretto dalla concordia di tutto il corpo sociale, possa adempiere il suo compito di custode dei diritti e della libertà comuni e di rappresentante dell'unità nazionale, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno pubbliche responsabilità, legislatori, governanti, amministratori, tutori della libertà e dell'incolumità dei cittadini, perché, sempre attenti ai bisogni dei più deboli e indifesi, promuovono con onestà e saggezza ciò che giova alla crescita di tutto il popolo, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che nei vari settori della vita culturale e sociale rappresentano l'Italia nel mondo, perché testimoniando le virtù della nostra gente siano promotori efficaci e di pacifica intesa nelle complesse realtà della terra di adozione, preghiamo. Proteggi il tuo popolo, Signore. Per coloro che hanno servito la patria fino al sacrificio della vita e per i caduti nella difesa del bene comune, perché il Signore vi accolga nella pace dei giusti e il loro ricordo sia per tutti noi monito efficace alla lealtà e alla concordia, preghiamo. Proteggi, Signore. Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Benedetto sei tu, o Dio nostro Padre, sorgente di speranza e di vita. Da te discende la forza dello Spirito che trasforma l'aggregato umano in una vera comunità di uomini liberi. Illumina e proteggi la nostra patria, alla quale hai dato nel corso dei secoli tanti segni della tua benevolenza. Fa che cittadini e governanti mantengano saldi i fondamenti della civiltà umana e cristiana, di cui si è fatto garante Cristo nostro Signore, egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di questa acqua benedetta, il ricordo del battesimo e l'adesione a Cristo Signore crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. Per la fraterna intercessione dei santi patroni d'Italia, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, il Signore custodisca tutti voi sotto la sua protezione. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Quindi ci abbiamo verso il cimitero.